single. Comunque io stasera volevo parlare di sesso, perché ho capito che è l'unica cosa che interessa, in particolare di masturbazione. Ora non vedo niente perché vedo solo buio, però sono sicura che vi masturbate tanto, vero? Sì, un pubblico di masturbatori. Allora dovete sapere che io ho iniziato a masturbarmi con i divani e ero una bambina felice, veramente mi sentivo così a mio agio, così appagata, così felice. Poi purtroppo un giorno ho iniziato con gli uomini. Sì, sono iniziati i problemi, quindi sappiate, lo faceva qualche ragazza giovane in sala, non la vedo, però veramente non iniziare mai, perché è come le sigarette, il primo e poi continui, per carità. Invece il divano è sempre a casa che ti aspetta, è fantastico. Io infatti quando entro da divani e divani mi sembra di entrare in un sexy shop, no? Mi eccito. No, era in realtà, cioè, e quando vedo un cane che si scopa un cuscino lo invidio da morire, no? È la realtà. E io anche soffro di shopping compulsivo e quindi vado nei camerini dei negozi quando il mio ragazzo non mi caga di striscio, cioè praticamente tutti i giorni, e voglio comprare una marea di cagate cinesi proprio per riempire il mondo di plastica. Allora cosa faccio? Mi masturbo, vengo e non compro niente. Quindi masturbarsi per risparmiare. Viva. Comunque, grazie, non so, sono sicura che vi masturbate più di me. Comunque, cioè, voi penserete che io sia stata fortunata con gli uomini, invece è sempre andata da così a peggio. Il mio ex era meridionale, già questo. Però lui pensava che quelli del nord erano più ricchi, il che è anche vero. E quindi un giorno andammo a sciare. Pensate che lo sci sia uno sport per ricchi? Lo pensate? Ecco, lo pensava anche lui, e quindi mio papà gli comprò lo ski lift e andammo sul cucuzzolo della montagna, e quando iniziamo a scendere lui, al posto di andare avanti, andava indietro e incominciò a rotolare, entrare nel bosco, uscire dal bosco, perdere una chietta, perdere uno scarpone, perdere lo sci, rotolare, al che mio padre, un ricco imprenditore del nord, gli disse ok, ciao, e mi lasciò da sola sopra la montagna con il mio ex che non sapeva sciare. Ecco, dopo due ore io ero congelata e gli dissi ti amo, amore. Sì, certo. E andai al bar e mi misi a bere una cioccolata calda, guardai la finestra e c'erano 20 persone che facevano il tifo per il mio ex, che entrava nel bosco, usciva dal bosco, perdeva una racchetta, perdeva uno scarpone, e tutti che facevano il tifo, yeah! E fu così che finì la mia storia d'amore. E quindi capite, cioè col kayak guy sono fortunata, ho avuto anche un ciclista che si è spaccato tutte e due le gambe, ma è stato un bene, almeno si è fatto giustizia da solo. E insomma, ho il progetto di rimanere incinta, e il motivo è che almeno così vi farò veramente ridere, perché vi farò pena, perché le donne incinte hanno sempre ragione. Comunque, stasera doveva venire mio padre, per fortuna non è venuto, mia mamma l'ha convinta a non venire, ma volevo fare una battuta.